e 4 e 5 a Salerno, Salerno in Fantasy. Sì, la prima convention interattiva del sud Italia che si svolgerà tra la Villa Comunale e Palazzo Fruscione. La convention interattiva è dedicata al mondo del giochi, del fumetto, dell'illustrazione con attività di gioco di ruolo dal vivo. Il nostro obiettivo è quello di far immergere le persone nel mondo della cinematografia fantastica, cioè il mondo del cinema prende vita per 3 giorni a Salerno e le persone avranno la possibilità di giocare con i ragazzi di queste 35 associazioni per tutti e 3 giorni, come detto, dal 3 al 5 luglio, dalle 11 del mattino fino alle 21. Poi Giulio Iannice, direttore artistico del Salerno in Fantasy, giovanile qualitativamente importante. Abbiamo per esempio l'area destinata ai laser o anche la Lego Italia che verrà a trovarci con i suoi diorami, che saranno veramente qualcosa di spettacolare per tutti gli appassionati del genere. E poi tanti tanti ospiti, io ne vorrei elencare uno su tutti, se è la voce ufficiale di Mel Gibson, Mazinga Z, magari per gli appassionati sono preparati. Va bene, io lascio la parola naturalmente a Giulio Iannice, in modo che il vostro che volete rivolgerci sia a la commandaggio.